Jorge Mario Bergoglio, una biografia intellettuale. Il libro del professor Massimo Borghesi è stato presentato a Salerno, con la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, con il biblista Antonio Landi, la teologa Lorella Parente e l'autore del volume Massimo Borghesi, docente di filosofia morale all'Università di Perugia. Nel pubblico la gradita presenza anche di Sua Eccellenza Monsignor Luigi Moretti, vescovo emerito dell'Arcidiocesi di Salerno, Campania e Acerra. Il merito del libro del professor Borghesi è proprio questo, riandare alle origini della formazione intellettuale e anche culturale in genere dell'attuale pontefice. Quello che noi ascoltiamo nelle sue omelie, nei suoi testi, nei suoi interventi, non è un frutto estemporaneo, ma è l'esito di una formazione che per anni si è nutrita di teologi importanti, sia latinoamericani che europei, e di tutta la tradizione migliore della gesuitica. Il mio volume dimostra in maniera capillare come Bergoglio non solo abbia un pensiero originale, fecondo e profondo, poi dimostra soprattutto che è un pensiero cattolico. Perché gli autori che lo formano, ne cito solo alcuni europei, da Henri de Lubac a Hans Lutz von Balthasar a Romano Guardini, no? Sono gli autori che hanno fatto il Concilio Vaticano II. Bergoglio si nutre della corrente di quegli autori che hanno fatto, di quei teologi che hanno formato e influenzato il Vaticano II. Quindi il volume è importante sia per ribattere a dei pregiudizi sciocchi, sia anche per capire le prospettive che guidano l'attuale pontificato. Forse lei saprà che molti accusano, hanno accusato e continuano ad accusare Bergoglio di non avere una vera e propria formazione intellettuale, teologica, filosofica in grado. E per questo Bergoglio non sarebbe in grado di essere Francesco, cioè non sarebbe in grado di essere il Papa. Queste accuse tornano in coloro che vedono nel mondo latinoamericano una sorta di pressapochismo. Spesso e soprattutto